I risultati del secondo semestre 2021 sono stati risultati veramente ottimi, con un aumento medio del fatturato del 22% comparato con gli ultimi 6 mesi del 2020. Risultati che devo dire rientrano in quelle che erano un po' le nostre attese, che hanno visto anche un portafoglio ordini alla fine dell'anno gonfiarsi in modo particolare. Però a partire da ottobre, novembre dell'anno scorso abbiamo dovuto subire il rincaro che continua a realizzarsi delle materie prime, dell'energia elettrica, del gas, e questo ha comportato dei problemi dal punto di vista della margine e dei profitti. Altro problema molto importante è quello che riguarda il reperimento di alcuni materiali, in particolare quelli elettronici ed elettrici, e il fatto che perciò abbiamo tante commesse che magari sono ferme, pronte per essere consegnate, ma non possono farlo perché magari mancano dei componenti, poche centinaia di euro. Perciò le previsioni per questi primi 6 mesi del 2022 purtroppo pensiamo che vedranno un rallentamento dal punto di vista del fatturato, proprio per l'impossibilità di consegnare alcune commesse che abbiamo in portafoglio ordini.